Allora non è vero che con l'arte non ci si mangia, eh? Ed è pure buona, buona! Mi dispiace per l'artista, ma questa è buona davvero! Che con l'arte non si mangi, come spesso si sente ripetere, non risponde sempre al vero, e a dimostrarlo ci ha pensato l'artista teatino Antonello Favata, con una performance che nei giorni scorsi è stata inscenata con la complicità dell'attore abruzzese Federico Perrotta nei locali della Bottega d'Arte della Camera di Commercio di Chieti in Corso Marrucino. Una delle opere di Favata è stata infatti camuffata da torta per essere smascherata e letteralmente mangiata da Perrotta davanti a un pubblico dapprima incredulo e poi divertito dinanzi al messaggio lanciato secondo cui l'arte può dare da mangiare. Il tutto è avvenuto nei giorni scorsi durante l'inaugurazione della mostra dell'artista teatino, sensibile al tema del senso della vita e affascinato dall'universo ed alcune dinamiche di fisica quantistica, in particolare dalla materia oscura. È da qui che nascono i suoi ultimi lavori. Questi ultimi lavori che ho realizzato sostanzialmente è come se fossero un unico quadro, perché tutti nascono pensando al mistero della vita e all'universo, al mistero dell'universo. Ad esempio qui mi sono immaginato una sorta di paradiso con delle anime, questi punti bianchi sono tutti volti, invece in quest'altro lavoro ho immaginato di scandagliare l'universo alla ricerca di un segnale, alla ricerca anche di Dio. Qui invece ho voluto parlare del grande mistero della vita. Questa è la nascita con colori, gioia. Qui quando l'essere umano cresce, quindi passione, amore, dolori, cicatrici. E qui verso la fine della vita, dove i ricordi sono anche cancellati dal tempo, consumati dal tempo. La mostra di Favata rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni fino a domenica 29 maggio dalle 17 alle 21 con ingresso libero presso la Bottega d'Arte della Camera di Commercio in Corso Marrucino a Chieti. Secondo una mia personale interpretazione.